È un brano al quale realmente sia io personalmente sia i miei colleghi del quartetto siamo fortemente affezionati. Eroina, come potrò dire a mia madre che ho paura? La vita, il domani, il dopodomani e le altre albe mi troveranno a tremare mentre nel mio cervello l'ottovolante della critica ha rotto i freni e il personale è ubriaco. Ho paura, tanta paura, e non c'è nascondiglio possibile o rifugio sicuro. Ho licenziato Iddio e buttato via una donna. La mia patria è come la mia intelligenza, esiste, ma non la conosco. Ho voluto il vuoto, ho fatto il vuoto, sono solo e ho freddo, e gli altri nudi ridono forte mentre io striscio verso un fuoco che non mi scalda. Guardo avvilito questo deserto di grattacieli. E attonito vedo sfilare milioni di esseri di vetro. Come potrò dire a mia madre che ho paura? La vita, il suo motivo e il cielo e la terra, io non posso raggiungerli e toccare. Sono sospeso a un filo che non esiste e vivo la mia morte con un anticipo terribile. Mi è stato concesso di non portare addosso vermi o lezzi o rosari. Ho barattato con una maledizione vecchia ma in buono stato. Fu un errore. Non desto nemmeno più la pietà di una vergine e non posso godere il dolore di chi mi amava. Se urlo chi sono, dalla mia gola escono deformati e trasformati i suoni che vengono sentiti come comuni discorsi. Se scrivo il mio terrore, chi lo legge teme di rivelarsi e fugge per ritornare dopo aver comprato del coraggio. Solo quando scadrà l'affitto di questo corpo idiota avrò un premio. Sarò citato di monito a coloro che credono sia divertente giocare a palla col proprio cervello, riuscendo a lanciarlo oltre la riga che qualcuno ha tracciato ai bordi dell'infinito. Come potrò dire a mia madre che ho paura? Insegnami, tu che mi ascolti, un alfabeto diverso da quello della mia vigliaccheria.